un paio di considerazioni. Da un lato, ovviamente, credo che sia una bella giornata per tanti motivi, per motivi concreti, per motivi anche simbolici. Accennava il Presidente al percorso non semplice che ha portato alla realizzazione, diciamo, di questa giornata, di questo ritorno, di questa novità da un certo punto di vista per il nostro territorio. È stato un percorso complicato in cui questo tavolo famoso che noi in provincia abbiamo voluto realizzare, raccogliendo l'invito di chi, soprattutto dei lavoratori, vedeva a rischio il proprio posto di lavoro. Non vi devo fare tutta la storia di questo tavolo, diciamo che ci sono stati dei confronti anche aspri, ci sono stati dei momenti anche un po' critici, però nessuno si è alzato da quel tavolo, e a quel tavolo il protagonista principale alla fine è stato ed è Riviera Acque, a cui va il merito di aver, tra virgolette, risolto, perché è vero che i padri delle vittorie sono spesso tanti, però è giusto riconoscere che magari qualcuno ha fatto un qualcosa di più, ha fatto un qualcosa di decisivo. Ripeto, io voglio ringraziare anche tutti gli altri attori di quel tavolo, in particolar modo perché il sindacato, che si è dato davvero molto da fare, in senso proprio non solo formale ma anche sostanziale. E ringrazio tutti per la pazienza che c'è stata, ripeto, questo lungo percorso, e ringrazio soprattutto, appunto, come dicevo prima, Riviera Acque, perché comunque siamo arrivati a un risultato importante. Ecco, diceva Massimo Donzella prima, la provincia ha fatto il suo. Io mi sono interrogato anche durante questo percorso se la provincia avrebbe, era giusto quello che stava facendo, era una cosa, diciamo così, che rispondeva ai doveri istituzionali. Credo che la risposta sia sì, è stato giusto farlo, era doveroso farlo, anche perché in gioco, al di là del profilo istituzionale dell'ente provincia, c'erano delle cose importanti, c'erano dei posti di lavoro, delle professionalità, c'era un servizio fondamentale per il nostro territorio. Quindi un'impresa che poteva sembrare difficile, invece alla fine è stata grazie alla buona volontà, perché se c'è la buona volontà e se c'è una condivisione di fini, di obiettivi, a volte le imprese sono anche impossibili. Non voglio ingigantirla questa, però diceva bene Massimo prima, in un tessuto economico-sociale come quello della nostra provincia, anche questa piccola impresa diventa una grande impresa, non solo da un punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista, diciamo così, come dicevo prima, simbolico e anche concreto. Quindi la soddisfazione per aver salvaguardato delle professionalità, dei posti di lavoro, la soddisfazione per aver salvaguardato, non io, ma Riviera Acque e questo percorso, un servizio fondamentale e importante per il territorio. Diceva prima il Presidente, ci sarà chiaramente un'apertura a tutto il mondo economico e a tutte le amministrazioni della nostra provincia, che troveranno un interlocutore, troveranno un soggetto in questo laboratorio che potrà soddisfare i loro bisogni e garantire anche l'espletamento dei servizi da parte dei comuni, penso anche ai piccoli comuni, ai comuni dell'entroterra in primis, ma non solo loro ovviamente. Quindi credo che sia una bella giornata, che sono di quelle giornate che fanno sperare, ecco, per un recupero a 360 gradi del nostro territorio, perché anche i piccoli grandi gesti comunque secondo me hanno un importante significato.